migliori in campo. La partita da 7. No, la squadra era da 7. Io ho fatto il mio e basta. L'importante era vincere, era portare a casa i punti, ci siamo riusciti. Andiamo avanti. Mercoledì c'è un'altra partita, come dicevo prima, domenica ce n'è un'altra. Andiamo avanti così, dai, andiamo avanti così, con cattiveria e con fame. Era una vittoria, ci serviva oggi, l'abbiamo ottenuta. Nonostante la freddezza, nonostante il derby, una freddezza da te non ce l'aspettavo, molto freddo? No, era un derby, era comunque una partita importante. Loro erano molto affamati, loro erano incazzati dalle vicende societarie, noi pure, perché avevamo perso il derby, un derby molto importante, molto sentito in città. Ci tenevamo a far bene, abbiamo fatto bene, siamo tutti contenti. Alla fine non avevi più? No, avevo i crampi, al 70esimo non ne avevo più, avevo i crampi, era anche pericoloso per gli arti o per la squadra magari rimanere in campo, sai, non è, quando non è più è meglio alzare la mano, perché gli eroi sono morti in guerra. Quindi ti aspettavi una regina diversa? Mi aspettavo una regina diversa. Comunque loro erano una buona squadra, avevano buona individualità, è andata, ti ripeto, è andata bene così, li abbiamo attaccati alti, non li abbiamo fatti giocare, una buona prestazione, abbiamo fatto davvero una buona prestazione. Quindi erano le sorti dal primo minuto, se non sbaglio, in campionato. Sì, era le sorti. In un derby, sì, è andata. Abbiamo vinto, quello era l'importante. L'importante era vincere. Loro giocavano con un solo riferimento offensivo. Sì, loro avevano balistrieri, giocavano un 4-3 largo, sai, quando c'è una punta è anche più facile, perché magari uno va in copertura, uno va a saltare, comunque uno li va in pressione. Siamo stati agevolati sotto questo punto di vista. È andata bene. Regina Steri davanti. Regina comunque balistrieri, ha sempre fatto gol, sia in D che in C2 ha sempre fatto gol, è comunque un buon attaccante, sicuramente le saranno arrivati pochi palloni, noi magari siamo stati anche bravi, per il momento Stelli è meglio così, magari faranno gol tutti domenica prossima. Il segreto per stare sempre ai margini, diciamo, della prima squadra, di giocare pochissimo e poi farsi trovare pronto in una partita delicata, qual è il status? Grande serietà professionale. Sicuramente quella è serietà e professionalità, altrimenti magari se uno si butta giù, magari non gioca un mese, due mesi, tre mesi e va via, ci vuole tanta professionalità secondo me, poi magari ci sta, e ci sta anche farsi trovare pronto alle partite che contano, anche per creare dei grattacapi all'allenatore sicuramente. Mercoledì si gioca di nuovo? Mercoledì dobbiamo andare a fare il risultato a Pontedera. Spero di sì, perché vogliamo vincere la Coppa, ti sono sincero. Vogliamo vincere, mercoledì c'è un'altra partita, dobbiamo vincere questa e quella di domenica a Pagani, che sarà durissima. Senti, ma ti stai portando a dare una gioia ai tifosi dopo la settimana di derby di Catanzaro? Guarda, noi siamo rimasti malissimo, perché non volevamo un derby del genere, non ci aspettavamo un derby del genere, purtroppo abbiamo preso gol, l'abbiamo perso, e perdere un derby con il Catanzaro si sente ed è pesante. Volevamo dare una gioia ai tifosi proprio per questo, e una gioia a noi perché evidentemente ce lo meritavamo. Posso andare? Ok, grazie, buonasera.